non mi piace quello che ho visto. Penso anche di rivedere anche alle prossime elezioni, di rivedere un po' il tutto. Io vi aiuto a fermare l'immigrazione clandestina se l'Europa mi dà 5 miliardi all'anno. Se lei fosse... Credo che sia una cosa di una gravità, questa in termini giuridici potremmo definirla una tentata estorsione. Noi stiamo subendo ancora un ricatto da un pazzo, perché Gheddafi mi sembra un pazzo che venga qua con la sua tenda, inviti queste donne. Io ho imparato, ho 54 anni, per l'economia si fanno tante cose che per l'etica non si farebbero. E non credo che dobbiamo scandalizzarci più di tanto, perché sennò siamo un po'... Ma questo ragionamento cinico. Sì, 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 sì. Se Gheddafi venisse qui e dicesse: io mi faccio qui la mia tenda beduina, rifacesse la stessa cosa che ha fatto a Roma. Ma guarda, io non lo inviterei, quindi non si porrebbe problema. Cioè non lo invitereste proprio? Io non lo inviterei, perché non ho affari da fare con Gheddafi. Gheddafi sarebbe tornato in Libia lasciandosi alle spalle una scia lunghissima di polemiche e la sensazione, secondo molti, che va bene i rapporti diplomatici, va benissimo gli affari che si fanno con lui, ma che probabilmente si siano superati i limiti che buon nome del paese e credibilità internazionale impongono. Dopo le opposizioni, ma anche alla Lega, il Gheddafi Show non è piaciuto molto. Avete sentito tra l'altro i commenti di alcuni cittadini di Varese, un feudo leghista. Diciamo, dopo le opposizioni anche i vescovi sono oggi intervenuti sulla vicenda, definendola una incresciosa messa in scena, uno show che diventa un boomerang. E poi il rammarico che a Gheddafi non siano state chieste conto di, sia stato chiesto conto di questioni importantissime come i diritti umani in Libia, di che fine faranno gli immigrati che vengono respinti in mare in base ai trattati italo-libici e che vengono rispediti in Libia. Di questo ne parleremo tra poco con Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Buonasera. Buonasera. Ma linea notte parleremo delle più importanti notizie di oggi, dati sempre più drammatici sulla disoccupazione giovanile, poi la protesta dei precari della scuola, e la politica, il nodo cruciale del processo breve che potrebbe, diciamo, segnare la rottura definitiva dei finiani con Berlusconi, che oggi ha parlato di questo con Ghedini e con il ministro Alfano. Ma allora, Cristiana Palazzoni, è partito Gheddafi? Sì, è partito e, come hai accennato tu, si è lasciato dietro tantissime polemiche. E boomerang era il titolo della nostra copertina, e boomerang l'ha definita anche Avvenire, il quotidiano dei vescovi, che ha definito appunto la sua visita in Italia uno show increscioso. E il colonnello dunque è ripartito dopo aver minacciato l'Europa di interrompere la collaborazione alle politiche di respingimento degli immigrati se non otterrà, come abbiamo sentito, 5 miliardi di euro all'anno. Il ministro degli esteri Frattini appoggia l'appello, parleremo con l'Unione Europea dei soldi che chiede, nessun commento da Bruxelles, e le opposizioni criticano il governo Berlusconi per l'accoglienza riservata all'ospite. Allora, Elisabetta Margonari, vediamo se ci sono titoli ancora su Gheddafi oppure ci no. Ci sono, sì, Gheddafi c'è ancora su molti quotidiani, ma a dedicargli proprio interamente l'apertura è La Padania, quindi quotidiano della Lega, inattaccabili le nostre radici, quindi in realtà si parla di Gheddafi in modo indiretto perché è la replica del ministro Zaia al leader libico, gli inviti all'islamizzazione non sono accettabili, siamo fieri della nostra identità e non siamo disposti a subire passivamente ogni interferenza. Così dice Zaia, e poi questioni del lavoro che ci sono sulla prima pagina della Padania, ma che sono l'apertura di molti quotidiani, perché poi lo troveremo, quelli che troveremo in edicola fra poche ore, fanno scelte molto diverse. Politica, lavoro, tanto lavoro su vari aspetti, che poi affronteremo anche durante linea notte, Gheddafi e ancora la cronaca. Sulla questione Gheddafi sono altri due quotidiani
che gli danno l'apertura, il Fatto Quotidiano, quanti soldi in Libia per le Gheddafine, questo è il titolo, avrete dei grandi vantaggi, come sanno le ragazze, profumatamente pagate a Tripoli. Nella mail dei reclutatori, la verità sul mercato delle hostess a Roma e l'ira della Chiesa contro l'esortita del colonnello, con la fotografia appunto di Gheddafi insieme a Berlusconi, mentre invece l'Unità mette sulla questione sempre a Gheddafi, però mette l'immagine di Frattini, l'esattore di Tripoli, dopo quindi bel suol d'amore, così il Tripoli, bel suol d'amore per l'Unità. Frattini oggi in Libia sarà il capo degli esteri a rappresentare all'Unione Europea le miliardarie richieste del Rais. L'abbiamo sentito anche, ce l'ha detto poco fa Cristiana, è appunto Frattini che dice che con l'Europa se ne può parlare. Allora, Laura Boldrini, dicevo, portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, ma se lei fosse stata ospite di Gheddafi durante gli incontri di questi giorni, che cosa gli avrebbe chiesto? Beh, intanto penso che quello che sta chiedendo di fatto la nostra organizzazione, cioè quando riusciremo ad arrivare a un accordo di sede, un accordo che formalizzi la nostra presenza in Libia. Va ricordato che all'inizio di giugno il nostro ufficio a Tripoli è stato chiuso su richiesta delle autorità libiche perché considerato illegale, in quanto mancava questa formalizzazione alla nostra presenza. Noi avevamo iniziato a lavorare 19 anni prima su richiesta delle autorità libiche, ma effettivamente non c'era una formalizzata, il cosiddetto accordo di sede. Quindi ora si sta ancora discutendo, ci sono colloqui in corso. L'ufficio è stato parzialmente riaperto, ma con la clausola che noi ci si occupi solo dei casi già registrati, non dei nuovi richiedenti asilo. E comunque negli ultimi tempi non abbiamo più avuto accesso ai centri di detenzione dove stanno sia i migranti che i richiedenti asilo, che sia ben chiaro non hanno commesso alcun crimine, ma magari non hanno un visto, un documento. Ecco, questo quindi, è un po' anche il punto. Quindi no? È questo, avrei appunto chiesto quando... E se arriveremo finalmente a questo accordo, perché ci sarebbe bisogno di una nostra presenza nel paese a pieno titolo. Perché si è parlato molto di questi centri lager, sono stati definiti anche dalla stampa di tutto il mondo, però diciamo nessuno poi in realtà, o pochissimi, sono riusciti a capire esattamente che cosa sono. Ecco, è concepibile che un leader mondiale che viene accolto con così grande enfasi, diciamo, e poi non conceda alla comunità internazionale il permesso di visitare centri nevralgici come questi? Ah, guardi, c'è la sovranità, ogni paese fa quello che ritiene giusto fare. Chiaramente in nome della trasparenza sarebbe bene aprire questi centri non solo agli organismi internazionali, a chi opera nel paese in termini umanitari, ma anche no, ad altri attori. Purtroppo non ovunque, non dappertutto questo è possibile. Quindi noi lavoriamo in tantissimi paesi nel mondo e in ogni paese ci sono delle regole che noi siamo tenuti a rispettare, chiaramente. Detto questo, però, per riuscire a mettere in atto il nostro mandato c'è bisogno di accedere ai beneficiari, che sono i richiedenti asilo, e quando si trovano nei centri di detenzione è importante poter entrare in questi centri. Prima della chiusura di giugno in Libia c'era un buon accesso, non a tutti i centri, ma a una buona parte. Con la chiusura e la parziale riapertura c'è stata appunto una riduzione dell'accesso ai centri. Quindi adesso noi ci auguriamo che dopo il Ramadan, la fine del Ramadan, dopo la festa dell'Eid, si riesca a finalizzare questi colloqui, perché veramente sarebbe importante, certo, avere una Senta, appunto, possiamo dire rapidamente quali sono gli effetti pratici del Trattato Italia-Libia per quanto riguarda i respingimenti? Ma i respingimenti si dice appunto che siano un po' figli di questo trattato. La conseguenza pratica è che, io faccio parlare le cifre, nel 2008 il 75% di chi è arrivato in Italia via mare ha fatto una domanda d'asilo e lo Stato italiano, dopo che ha fatto delle audizioni individuali, al 50% di quelle persone ha riconosciuto una forma di protezione, quindi l'affermazione, no, di un diritto. Ecco, parliamo di circa 31.000 domande d'asilo. Con i respingimenti iniziati il 6 maggio dell'anno scorso, del 2009, il numero delle domande d'asilo si è dimezzato. Quindi l'effetto evidente è che c'è stato il crollo delle domande d'asilo a 17.000. Proprio perché
il Mediterraneo era una via dell'asilo, era praticata essenzialmente da persone che fuggivano dalla guerra in Somalia, fuggivano dall'Eritrea, dal Sudan, dalla Nigeria e che quindi non avevano altri mezzi per arrivare in Europa, no? Quindi come una via dell'asilo. Interrotta questa via, sono crollate le domande d'asilo, ma a mio avviso poi la questione dell'irregolarità non è stata risolta, perché è noto che in Italia la maggior parte degli irregolari entrano con un visto, regolare visto, e poi rimangono alla scadenza del visto, i cosiddetti overstayers, e questa situazione non mi sembra che sia stata attenzionata. Allora, poi parleremo più avanti con lei anche di un'altra drammatica situazione, che è quella del Pakistan, ma c'è un'altra notizia di esteri molto brutta stasera, perché a due giorni dall'inizio dei colloqui tra i negoziati tra israeliani e palestinesi c'è stato un episodio drammatico che rischia naturalmente di avere conseguenze gravissime. In Cisgiordania un agguato, quattro coloni israeliani uccisi. Pierardo Davini. Ecco cosa è successo. Allora possiamo vedere subito la cartina. Siamo a Kiryat Arba, un insediamento vicino a Hebron in Cisgiordania. Sono le 7:30 del pomeriggio ora locale. Quattro coloni israeliani, due uomini e due donne, di cui una incinta, tutti appartenenti alla stessa famiglia, vengono massacrati in un'imboscata lungo una strada. Ecco queste immagini così tremolanti, così poco definite, girate subito dopo l'attacco, ci restituiscono con grande forza la drammaticità del momento. Al centro vediamo l'automobile delle vittime. Le testimonianze riferiscono che l'auto è disarcata da un altro veicolo dal quale sono stati sparati decine di colpi di arma da fuoco. Per le autorità israeliane si tratta di una imboscata ben pianificata. Subito è arrivata la rivendicazione delle brigate Zaidin al-Qassam, il braccio armato di Hamas. L'attacco è una conseguenza naturale delle attività israeliane contro il popolo palestinese, dice Hamas. Inoltre l'attacco rappresenta anche un chiaro messaggio al presidente dell'ANP Abu Mazen, che da giovedì a Washington riprenderà i colloqui di pace con Israele, senza però l'approvazione di tutto il popolo palestinese. Questa è l'accusa di Hamas. Reazioni immediate da Gerusalemme. Il ministro della difesa Ehud Barak dice che Israele esigerà un prezzo per l'attentato, e poi il premier Netanyahu invece ha assicurato che comunque i colloqui previsti a partire dal 2 settembre andranno avanti. Certo che riavviare un processo diplomatico così difficile e complesso sarà ancora più laborioso e sarà ancora più complicato. Saremo a vedere quali saranno gli sviluppi di questo incubo. Allora, dicevamo che avremmo parlato di lavoro stasera, lavoro, occupazione, disoccupazione, purtroppo precariato. Oggi l'Istat ha diffuso dei dati che sono veramente terribili sulla disoccupazione giovanile. In pratica in Italia un ragazzo su quattro è disoccupato. Analizzeremo questa situazione con Michel Martone, professore ordinario di diritto del lavoro. Buonasera. Buonasera. Ma parente stretto della disoccupazione è il precariato, che invade ormai quasi qualsiasi settore del mercato del lavoro, nella scuola in particolare. Nei giorni scorsi, forse ricorderete, alla notte avevamo ospitato uno dei giovani precari palermitani che sono in sciopero della fame da metà agosto per protestare contro i tagli agli organici della riforma Gelmini. Secondo i sindacati metterebbero a rischio 250.000 insegnanti precari. Ecco, questa protesta adesso è stata portata davanti a Montecitorio. Quel ragazzo, Giacomo Russo, proprio oggi ha accusato le conseguenze di una forma di protesta così dura. Pier Damiani d'Agata, è lì con te? Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Sì, Giacomo Russo è qui con me da 14 giorni senza mangiare, una protesta iniziata a Palermo per protestare sull'incertezza e il suo futuro e poi portata qui, proprio a Piazza Montecitorio, davanti al Palazzo di Montecitorio. Questa mattina, come ha detto Maurizio, un malore. Prima di tutto, quali sono le tue condizioni, quelle sue condizioni fisiche? Chiaramente sono un po' provato, sto meglio comunque rispetto a questa mattina. Sono provato nel fisico, ma come dire, sono rincuorato nell'animo, perché vedo che comunque si comincia a capire di che cosa stiamo parlando e ciò che veramente stiamo facendo. Ecco Russo, vale la pena rischiare la propria vita per un lavoro? Ma qua non si sta rischiando la propria vita per un lavoro.
che comunque, ripeto, il lavoro è una cosa sacrosanta. Qua si sta rischiando la vita per la vita, perché si diceva in studio che il precariato è il parente stretto della disoccupazione. Io dico che il precariato è anche peggio della disoccupazione, perché quando sei disoccupato sai che sei comunque in una condizione da riscattare. Qua in Italia invece siamo arrivati a un punto che quando sei precario ti ritieni quasi fortunato, come se il precariato fosse una condizione normale. Io invece come ragazzo, come giovane, non posso più accettare questa cosa. Il precariato non è una condizione normale. In un paese normale il precariato non dovrebbe quasi quasi nemmeno esistere. Cioè, chi ha inventato questa cosa ha inventato la tragedia dell'essere umano. Perché io a 30 anni voglio sognare, voglio la possibilità di progettare un mio futuro. E penso che la condizione che un pochettino cerchiamo tutti, è chiaro? No, cioè, il precariato non è normale. Di che cosa stiamo parlando? Poi quando si parla di scuola ha maggior ragione, cioè non si coniuga la qualità della scuola e precariato, sono due cose che non possono andare d'accordo. E dalla scuola dobbiamo ripartire e ricostruire una società nuova. La scuola non è soltanto una formazione di professioni, ma la scuola è la costruzione di un paese migliore. Di questo dobbiamo parlare. Insieme con Giacomo Russo, altri precari della scuola, ma anche Caterina Altamore, venuta da Palermo per manifestare, ha deciso solo un secondo tempo di unirsi a questo sciopero della fame. Da 14 anni maestra alle elementari, precaria. Un bilancio di quest'anno, ecco, come si vive da precaria nella scuola? Da precari si vive malissimo. Lo accettiamo perché purtroppo ci offrono questo. Io ho fatto questo lavoro perché avevo deciso fin da piccola di farlo, era la mia passione e sapevo che c'era una piccola, ma a 3 anni pensavo forse il prossimo anno ce la farò a entrare di ruolo, e ogni anno cambiavo classe, ogni anno dovevo riadattarmi in un altro posto. Sono arrivata a 14 anni di servizio e addirittura ho lasciato la Sicilia e me ne sono dovuta andare a Brescia. Questo significa essere precario. Ho deciso di fare lo sciopero della fame ed è grave, lo denuncio, che per parlare di scuola pubblica, per parlare di precari, ho dovuto veramente, dopo 3 anni, insieme ai miei colleghi di proteste, ci siamo messi sui tetti, non siamo riusciti a parlare di scuola pubblica, addirittura siamo stati spesso oscurati. E io dopo, dico, 14 anni, ho dovuto guardare i miei bambini, e questa non è una situazione soltanto di Caterina Altamore, è una situazione di tante donne che hanno dovuto lasciare la propria terra per continuare a fare un lavoro che veramente amano, perché c'è stato offerto un salva precari che non ha salvato nessuno. Io mi sono rifiutata di avere solo 12 punti, ho un sussidio di disoccupazione che ci mortifica, e io ho fatto la valigia per dimostrare che gli insegnanti vogliono continuare a fare questo lavoro, e sono andata a Brescia. Esiste ancora quella passione che l'ha portata a insegnare? Esiste ancora, infatti ci saranno le convocazioni a Brescia, rifiuto di nuovo il salva precari e ritornerò. Questa volta è una decisione ancora più dura, perché l'anno scorso era inconsapevole, quest'anno è consapevole, so quanto ho sofferto a vivere lontano dai miei figli. Ecco Russo, scusa, un'ultima cosa, diciamo, quanto intendono portare avanti la loro protesta? Certo, questa qua è anche una domanda che mi faccio tutti i giorni. Così abbiamo lanciato una provocazione al Ministro della Pubblica Istruzione di avere il coraggio di affrontare un contraddittorio sulla scuola con noi, ma non tanto perché che siamo noi, ma perché semplicemente in 3 anni non l'ha mai fatto, è andato avanti solo a forza di slogan e non ha mai parlato di pedagogia. Però so che non accetterà mai un contraddittorio il Ministro della Pubblica Istruzione, perché io ho dubbi che conosca pure la sua riforma nei dettagli, onestamente. E quindi ora in effetti è necessario capire quando smettere lo sciopero della fame, e da qui che parto innanzitutto ringraziando i colleghi della Calabria, che so che oggi ci hanno dedicato il blocco delle convocazioni che sono riuscite a ottenere nell'ufficio nel provveditorato calabrese. Questo qua è il mio sogno, che tutti finalmente ci rendiamo conto che dobbiamo avere un po' più di coraggio, dobbiamo veramente avere la capacità di scendere per strada e cambiare questo paese, perché io guardate, sono debole fisicamente, ma nell'animo veramente mi sento più forte, perché io penso che è possibile sognare una vita migliore in questo bellissimo paese, perché nonostante, diciamo, chi ci ha governato e chi adesso ci sta governando proprio in maniera
guardate, senza nessuna dignità, perché nemmeno sembrano essere umani, cioè io non gli ho visto provare nemmeno un po' di rossone in faccia quando vanno e parlano di numeri, di tagli, come se stessero parlando, non lo so, di aria. Non si rendono conto che parliamo di vita reale, concreta, di tutti i giorni, di persone che si alzano per andare a lavorare, che guadagnano appena appena 1.000 euro al mese, hanno un affitto sulle spalle, famiglia da mandare avanti, e loro vanno avanti a forza di proclami tranquillamente, senza dimostrare nessuna emozione in faccia. Ma io a voi, alla gente che parlo, lo capite di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della vostra vita, della vita dei vostri figli. È arrivato il momento di riscattarsi. Alziamola sta testa. Grazie, noi allo studio. Diciamo, continueremo, come sapete, a seguire anche la vostra protesta. Professor Martone, insomma, ha sentito queste due testimonianze che poi sono rappresentative di una situazione più generale, nel mondo della scuola in particolare, no? Ma anche in tanti altri settori, no? Quel ragazzo diceva addirittura precariato è peggio di disoccupazione, no? Perché cioè, non c'è neppure una speranza di riscatto, è quasi una condizione di vita che si porta avanti per sempre. Ma secondo me, in tutta sincerità, no, il precariato non è peggio della disoccupazione. Quello che è molto vero e che diceva Russo è che noi non avremo mai una vera scuola che funziona se noi continueremo ad avere insegnanti con contratti a termine, perché il maestro è una professione antica e importante che si forma solamente nel tempo. E guardate, questo è quello che sta accadendo in tutte le imprese italiane. Un tempo si entrava in azienda e si cresceva all'interno di quell'azienda e si creavano professionalità e mestieri. Adesso invece noi abbiamo creato un dramma che è tipico della scuola, il blocco delle assunzioni a partire dagli anni 90. Con il blocco delle assunzioni noi abbiamo avuto i maestri di un tempo a tempo indeterminato e licenziabili, e dall'altro però centinaia di migliaia di giovani ai quali noi non abbiamo detto guardate non fate gli insegnanti perché non ci sarà più lavoro per gli insegnanti, e ai quali noi abbiamo fatto contratti a termine di volta in volta con retribuzioni che sono tra le più basse d'Europa, e questo ha portato allo scadimento dei nostri sistemi educativi e alla perdita di futuro. Quindi io sono d'accordo sicuramente sul fatto che il precariato è un grande dramma nazionale, ma è soprattutto quello di, diceva giustamente Russo, in qualche modo ha anche smesso di far valere i propri diritti, ha anche smesso di avere il coraggio, no? di sollevare le proprie questioni, e così il paese gradualmente perde anche il futuro. Perché come dicono loro, insomma, sono costretti a queste forme di protesta così dure, no? Così clamorose, perché diciamo non c'è diciamo ascolto, tranne rari casi, insomma. Rispetto alle loro sofferenze, insomma, rispetto alla loro situazione. Insomma, spesso noi parliamo delle nuove generazioni del nichilismo, e molto spesso quasi ci sembra che l'indifferenza sia il dramma dei giovani, lo si legge molto spesso. In questo Russo ha avuto molto coraggio a sollevare il tema con uno sciopero della fame e della sete che colpisce anzitutto lui. Ora il punto è se veramente questa generazione comincerà ad avere una coscienza, perché pensateci bene, anche nel caso del mercato del lavoro noi abbiamo la distinzione tra insider e outsider. Se l'Italia è messa molto bene, ha retto molto bene di fronte alle crisi per quanto riguarda la disoccupazione di chi aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato, poi un giovane su quattro non ha, solo un giovane su quattro lavoro, ma non ha un lavoro, ma soprattutto quel giovane su quattro molto spesso è fuori dai sistemi educativi, quindi non è né nella formazione, né nella scuola, né nel lavoro, sostanzialmente non fa niente. Senta, professor Martone, oggi l'Istat ha fornito questi dati preoccupanti, secondo i quali un giovane su quattro è disoccupato, qui parliamo di disoccupazione. Ecco, il tasso di disoccupazione tra i ragazzi che hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni sfiora il 27%, contro il meno del 20% dei paesi a moneta unica. Il ministro Sacconi dice che la situazione è sì preoccupante, ma intravede anche un dato incoraggiante, cioè che la tendenza negativa si è fermata. Ecco, un giovane su quattro disoccupato, non è anche questo un dato da emergenza nazionale che dovrebbe richiamare diciamo il concorso di tutte le forze politiche, sociali, imprenditoriali per un piano straordinario? Senza dubbio, ma d'altra parte il Presidente della Repubblica Napolitano lo aveva detto non più di 2 o 3 settimane fa, che quella era l'emergenza nazionale sulla quale confrontarci, anche perché se guardiamo il nostro mercato del lavoro noi ci rendiamo conto che a fronte di una disoccupazione che tutto sommato è bassa sulla media europea, voi pensate che invece in Spagna è al 20% mentre in Italia è all'8%, poi però noi sui giovani poi invece abbiamo la disoccupazione più alta d'Europa. Allora questo è sicuramente un sistema ammalato di egoismo generazionale, e rispetto a quell'emergenza noi dovremmo concentrare tutte le nostre risorse. Guardate, l'Italia potrà ripartire solamente se aumenterà i tassi di occupazione giovanile, oppure i tassi di occupazione femminile, oppure comunque se risolverà il problema del Sud, altrimenti non ci sarà occupazione e non ci sarà crescita. Purtroppo però per farlo servono incentivi fiscali, servono risorse che dovrebbero essere recuperate dalle generazioni precedenti per essere spostate sui
giovani, come Russo, che dovrebbero utilizzare le energie per chiedere sì lavoro allo Stato, ma anche per fare nuove imprese, perché con il terzo debito pubblico del mondo, in un mondo globale, sarà molto difficile che lo Stato dia risposta alle nuove generazioni. Elisabetta, mi dicevi ci sono molti titoli sul molti tema del titoli lavoro. Molti titoli riguardano il lavoro. Proprio sulla questione del precariato nella scuola e quindi lo sciopero dei precari che sono in piazza Montecitorio, è Liberazione che fa l'apertura e il titolo è Distruzione pubblica, la D in rosso, e l'istruzione dice continua lo smantellamento della scuola pubblica. Il licenziamento dei precari ha ormai assunto le proporzioni di un'ecatombe, proteste e mobilitazioni ovunque, quindi non solo a Roma ma da Torino a Palermo, da Modena a Benevento, da Parma a Roma, la lotta assume anche forme estreme come lo sciopero della fame. E cosa. Ma la ministra Gelmini non lo sa o se ne frega, questo secondo Liberazione, che quindi ha proprio a questo dall'apertura. Ma la questione della disoccupazione giovanile c'è praticamente su tutti i quotidiani. Il Mattino con la mette appunto di spalla, disoccupazione condannato, questo è il termine, un giovane su quattro crescono gli inattivi, il mercato del lavoro resta in stallo, titola anche Finanze e Mercati, quindi un quotidiano che si occupa di informazione economica e che poi ci parla appunto, fa un confronto con i dati europei. Il Sole 24 Ore, forse il titolo di un taglio centrale, ci dà proprio questa misura, la ripresa senza lavoro, la disoccupazione all'8,4%, ma mette l'accento su questo rapporto fra ripresa e lavoro, cioè una crisi che sembra appunto migliorare la situazione dal punto di vista economico, ma non risolve affatto sul fronte del lavoro. Ecco, e in questa situazione drammatica, come avete visto anche dai titoli di apertura, diciamo lo scontro politico è ancora su questioni che hanno ben altri aspetti, il processo breve innanzitutto, che è la questione sulla quale diciamo, si potrebbe spaccare la maggioranza PDL e Fignani. Allora, Cristiana Palazzoni, oggi che cosa è successo? Infatti, proprio sul processo breve Berlusconi prepara la strategia per la difesa dell'attività parlamentare e nella giornata che si è appena conclusa ha incontrato Alfano e Ghedini. Sul disegno di legge pesano le perplessità espresse dal Quirinale e le obiezioni sollevate da Futuro e Libertà. Il voto in aula rischia di consumare la rottura, così si cerca una trattativa. Il PDL apre a ritocchi del testo e invita Fignani a indicare come proteggere il Premier dall'accadimento giudiziario di cui, dicono, è vittima. Altre notizie? Andiamo avanti? Andiamo avanti con Carla Bruni, la moglie del presidente francese Sarkozy, che è stata definita da un quotidiano ultraconservatore iraniano una prostituta italiana che meriterebbe la condanna a morte. Dura ovviamente la reazione del governo francese, che dice insulti inaccettabili. La premier Dam aveva chiesto in un appello la liberazione di Sakineh Ashtiani, la donna iraniana, madre di due bambini, condannata alla lapidazione. E il ministro Mara Carfagna ha annunciato di voler esporre il volto di Sakineh su un palazzo del governo nella speranza che le sia risparmiata la vita. E poi ancora il giovane italiano morto 6 giorni fa in un carcere francese. Oggi la madre ha potuto vedere il corpo del figlio prima dell'autopsia. Un ultimo saluto che però non è servito a cancellare i dubbi sulle cause del decesso. La madre ha detto che il ragazzo ha il naso gonfio e segni sul viso che, secondo appunto la madre, l'hanno picchiato. Ufficialmente il giovane di Viareggio è morto per arresto cardiaco. L'esito dell'autopsia, alla quale non è stato ammesso un medico di parte, sarà reso noto solo tra qualche giorno. E torna la paura terremoto all'Aquila, lo sciame sismico si è intensificato nelle ultime ore, ha come epicentro la zona di Montereale, dove si sono registrate 4 scosse più forti durante la giornata. Centinaia di persone si sono riversate in strada, passeranno la notte fuori in tende o strutture di fortuna. Il sindaco dell'Aquila Celente ha disposto la chiusura del centro storico della città fino al 3 settembre. E un terremoto di intensità pari a 4,7 gradi Richter ha colpito poche ore fa in Cile la zona della miniera di San José, dove a 700 metri di profondità sono intrappolati 33 minatori dal 5 agosto. Nessun danno, la trivellazione è proseguita senza intoppi e dopo una lunga attesa la scorsa notte era cominciato lo scavo del pozzo. L'enorme trivella dovrà funzionare per 4 mesi senza sosta, penetrando nel terreno per oltre 20 metri al giorno. Ma ci mancava anche questo, anche il terremoto. Quindi magari farà sospendere anche le operazioni di soccorso. C'era un titolo sul Pakistan, Elisabetta? Sì, c'è un titolo sul Pakistan.
che è la scelta di apertura che fa l'Avvenire, lo mostriamo, perché Pakistan sui cristiani un'onda anomala, così il quotidiano dei vescovi. Le ONG locali denunciano un nuovo episodio di persecuzione nella tragedia che ha investito il paese, ci hanno inondato di proposito. Un intero villaggio è stato spazzato via dall'allagamento provocato per risparmiare altri terreni, 15 i morti. Questa è l'accusa che viene fatta da alcune associazioni all'agenzia Fides. Ecco, Laura Boldrini, è un'emergenza terribile anche questa, diciamo, della quale rischiamo anche qui di dimenticarci. Milioni di vittime dell'alluvione che hanno devastato il Pakistan. L'alto commissariato dell'ONU per i rifugiati ha lanciato anche un appello per la raccolta di fondi. Sì, abbiamo lanciato un appello globale di 120 milioni di dollari e in Italia abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per i cittadini, per le aziende e le fondazioni. Devo dire che non c'è stata una grande risposta a questo appello. Purtroppo come se gli italiani si sentissero poco motivati a dare denaro per questa emergenza umanitaria, che peraltro ha delle dimensioni vastissime, perché un quinto del paese è sott'acqua e si stima che ci siano almeno 20 milioni di persone danneggiate da questa emergenza. I motivi per cui non c'è tanta generosità... Forse perché è poco televisiva, diciamo. È poco televisiva perché anche non c'è stata una copertura, come dire, in Italia, no? Molto esaustiva, non sono partiti gli inviati, forse perché è agosto, forse perché non ci sono turisti occidentali, non saprei dire, però il risultato è che di fatto non c'è una grande rispondenza. Gli italiani normalmente sono molto generosi. Io, se mi permette, vorrei ricordare che anche a fine ferie, con pochi soldi, si può fare qualcosa di consistente, no? Ad esempio, bastano 20 euro per comprare dei teloni di plastica come primo riparo, con 52 euro si può comprare una tenda, per cui cifre no? alla portata, che comunque potrebbero fare la differenza per tante famiglie. Quindi io esorto veramente tutti coloro che... ecco, c'è anche un numero verde, no? C'è 800-298-000 e mi auguro che insomma si riesca un po' a fare, ecco, un po' più di informazione su questo e anche a rispondere, anche perché se non si arriva a aiutare la popolazione civile colpita, è chiaro che poi gruppi estremisti potrebbero anche approfittarsi del malcontento della popolazione. Quindi ritengo che è nell'interesse proprio della stabilità del paese non voltare le spalle a queste persone colpite. D'accordo, grazie. Allora facciamo così, Giacomo Russo, se è ancora lì, l'ultima parola di questa giornata la vorrei dare a lui. Prima però vediamo ancora qualche altro titolo, gli ultimi titoli che abbiamo, Elisabetta. Allora, tre titoli dei principali quotidiani, La Repubblica, nuovo stop dei finiani sul processo breve, La Stampa e Il Corriere invece scelgono di restare ancora sulla vicenda, la visita di Gheddafi in Italia, i vescovi e Gheddafi visita boomerang, un virgolettato appunto le parole del quotidiano della CEI Avvenire. Corriere della Sera, Gheddafi, gelo dei cattolici, perché appunto adesso, dopo ripartito il colonnello, dopo i suoi proclami sull'Islam, gli inviti alla conversione, poi ci sono molte reazioni su questo. E poi c'è moltissima politica. Dai, guardiamo il giornale, sì. Giornale. Ma il giornale Fini prepara. Fini prepara l'assalto finale, il titolo. Il doppio gioco dell'ex leader di Alleanza Nazionale, nuovi no al piano per fermare l'accanimento giudiziario contro Berlusconi. L'obiettivo è far fuori il premio, secondo il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, che intervista il politologo Tarchi. Il Cavaliere deve stanare il Presidente della Camera o ne resterà vittima, così secondo il giornale. Comunque tutti i paperoni di Fini, anche il Tempo oggi se la prende con Fini, perché si chiede, appunto, fa un'analisi di chi finanzia Fare Futuro. Arrivano dall'Eni, da importanti aziende di costruzioni bianche, e qualcuno si chiede, ci sarà anche Murdoch fra i finanziatori di Fare Futuro? Quindi Murdoch, ovviamente, imprenditore della televisione. Ma nessuna tregua sui giornali, no, di centrodestra? No, la tregua no. Berlusconi tratta, lo titola solamente il Riformista, e due nuove soluzioni a persona per evitare il processo Mills, per avere il sì di Fini sul processo breve. Ghedini propone modifiche sulla prescrizione, ma l'ex leader ora tira dritto verso Mirabello, perché
appunto inizia domenica, la festa. Sì. No, la festa inizia, inizia oggi. Sì, inizia, ma il discorso di fine. Il discorso di fine sarà il 5, ma oggi inizia la festa. Il Secolo d'Italia, appunto, torna in edicola dopo la pausa estiva e titola Cavalcando l'onda. Si apre a Mirabello e con le parole di Urso, ministro Finiano, il PDL vuole la pace, rispetti la cacciata di Fini. Partito sì, partito no, gruppi, insomma, ci sono varie questioni sul tavolo. Allora, Giacomo Ruzzo, dicevamo, un minuto ancora per te, per chiudere, diciamo, è stata per te una giornata molto molto dura, molto difficile, dopo tanti giorni di sciopero della fame, oggi c'è stato anche questo ricovero in ospedale, insomma, perché le tue condizioni hanno destato a un certo punto preoccupazione, stasera stai un po' meglio, questo ci fa piacere, insomma, rappresenti un po' la voce dei tanti precari, dei tanti ragazzi in cerca di lavoro, dei quali abbiamo parlato stasera. A te l'ultima parola di Linea Notte di oggi. Sì, in effetti mi sento questo peso sulle spalle ed è per questo che rispondo, non so chi lo diceva esattamente in studio, che mi diceva di risparmiare le energie per fare un po' impresa. Tra l'altro mi si propone qualcosa che oggi fallisce perché le imprese stanno chiudendo, ma così si perde il senso di quello che ho detto precedentemente. Qua c'è da difendere il futuro, qua c'è da difendere la scuola, qua c'è da difendere un paese, perché alla fine io so fare il pizzaiolo, cambio mestiere e vivo lo stesso. Se inizio lo sciopero della fame e mi metto a rischio totalmente è perché ho deciso di rialzare la testa. Anzi, io lancio un monito al paese, aiutatemi a smettere questo sciopero della fame. Vogliamo finalmente rialzare la testa tutti e in maniera pacifica, sì, ma rialziamo la testa e scendiamo per le piazze, organizziamoci, perché è possibile cambiare. C'era chi diceva, credo che sia Martin Luther King, che io non ho paura dell'urla dei violenti, ma ho paura del silenzio degli innocenti. Cioè, se io oggi mi adeguo a queste condizioni, sono responsabile quanto lo stesso governo che fa queste leggi. E io non voglio essere responsabile. Ecco perché inizio questa cosa. E io chiedo che tutti dobbiamo scendere in piazza. Grazie. Grazie Giacomo, a voi per averci seguito. Appuntamento con Linea Notte domani sera. Arrivederci.